Direi che adesso che ho finalmente finito la lavastoviglie posso iniziare questo reading vlog perché finalmente è arrivato il momento di iniziare Somewhere Beyond the Sea, il seguito della casa sul mare celeste di TJ Klune. Ora che lo posso dire sono felicissima, da quando è stata annunciata la data di uscita io l'ho sempre considerato il mio regalo di matrimonio da parte di Klune, anche se ovviamente non c'entra nulla. Era una delle uscite che aspettavo di più quest'anno, non mi sta arrivando il cartaceo, quindi nel frattempo mi sono fornita di mezzi digitali, comunque è disponibile su Storytel in inglese, quindi mezzi per leggere questo libro ci sono, non ce la faccio più aspettare, è passato fin troppo tempo, ho fatto passare il matrimonio, così mi sono sono insomma in un momento in cui dico ok, me lo godo, però basta aspettare, basta. Voglio sapere perché appunto era una delle uscite che aspettavo di più quest'anno, con sì un po' di apprensione perché è un seguito che è nato un po' con il successo del primo libro, però mi piace questa cosa di fare dei reading vlog dei libri di J.Clun. Insomma, non è la prima volta e mi piace molto appunto quest'idea. Penso di iniziarlo comunque oggi, anche se in realtà sto leggendo Girl from the Other Side, è il primo volume di questa serie manga che mi ero ripromessa di leggere prima di andare a Romix. Allora, il Romix a aprile non l'ho fatto, non ci sono andata perché l'unico giorno in cui riuscivamo a incastrare era il giorno in cui dovevo andare a prendere le misure per l'abito da sposa, quindi ho saltato il Romix primaverile, però per questo autunnale siamo riusciti a incastrare e ho solo oggi per leggerlo perché domani è il mio compleanno. Domani cambio decennio. Ok, però tra un festeggiamento e l'altro starò fuori tutta la giornata, quindi sicuramente non leggerò molto ed è uno dei motivi per cui appunto devo finire questo manga entro oggi, perché me l'ero ripromesso, è relativamente difficile da trovare in fumetteria, quindi se li trovo a Romix vorrei prendere il resto dei volumi. Comunque sì, oggi è giornata in casa, giornata di grande organizzazione, perché forse abbiamo delle persone a cena appunto dopodomani. E quindi bisogna pulire, bisogna riordinare, devo fare la crema di broccoli perché la voglio mettere nel panino che mi mangerò a Romix. Però oggi inizierò Somewhere Beyond the Sea e quindi volevo fare almeno l'introduzione. Sono spaventata, però sono anche emozionata all'idea di trovare tanti personaggi a cui comunque ho voluto bene nel primo libro. Sono passati quasi 4 anni da quando l'ho letto, quindi boh, è un incontro che non pensavo di fare, ma che sono contenta di fare, ecco. E ci sentiamo prossimo aggiornamento. Buongiorno, è la mattina dopo. Ieri è stata una di quelle giornate in cui mi sono staccata dal computer oltre le 7 di sera, quindi non ho fatto niente di tutto quello che volevo fare, se non bollire i broccoli, ovviamente, quindi non ho letto niente. Però ecco, stamattina devo fare tutto quello che non ho fatto ieri. Vuol dire però che posso almeno iniziare questo disgraziatissimo libro, finisco la mia colazione e mi metto in moto. Sto ancora dormendo. Sono estremamente in ritardo, ho fatto quello che dovevo fare, mi sono dato una sistemata, ora devo scappare perché sto raggiungendo Andrea al lavoro, poi andiamo a pranzo con mio papà, poi forse, ma non sono sicura, andiamo a prendere delle tazze che abbiamo fatto io e le mie amiche per il mio addio al nubilato che finalmente sono pronte perché non sono tipa da spa, quindi ho fatto come addio al nubilato un workshop in cui abbiamo fatto le nostre tazze di ceramica e finalmente appunto sono pronte. Vediamo se riusciamo a passare, siamo un po' stretti con gli orari. Poi andiamo da mia nonna, perché mia nonna al matrimonio non è rimasta a cena, non ce la faceva, quindi le portiamo la bomboniera e le facciamo vedere qualche foto. E poi vediamo che ora si fa, se ci fermiamo da mia mamma direttamente per stasera a cena, che vado appunto con mia mamma e i miei suoceri e mia sorella, oppure se torniamo a casa. Insomma, oggi è una giornata bellissima, piena di impegni, ma sono in ritardo, quindi devo scappare, però sono riuscita a leggere il prologo e i primi 4 capitoli e devo dire forse sia stato meglio aspettare perché non penso sia uno spoiler, cosa che non sarà in questo video, cioè nel senso non farò spoiler di questo libro, né credo del precedente, comunque se dovessi farli metterò un avvertimento, però si apre con il compleanno di Linus che è super carino e devo dire super in tema, quindi sono molto contenta alla fine di non essere riuscita a iniziarlo ieri. Mi sta piacendo per ora, devo dire, appunto, sono felice di aver ritrovato tutti i personaggi. È tutto molto tenero e c'è una trama. Cioè, io avevo paura che fosse un libro solo di vibe. C'è una trama, almeno un abbozzo iniziale, e non vedo l'ora di continuare. Penso che lo farò adesso, appunto, in autobus. Però direi che per ora l'inizio è molto positivo, quindi ci sentiamo con il prossimo aggiornamento. Ora scappo perché è tardissimo.
faccio un attimo una classica. Me lo levo subito. Certo. Dall'altro. La lavanda con il sacco. Cosa che mangi tu che non l'hai mangiata? È passato un po' di tempo dall'ultimo aggiornamento, ma avendo passato 2 giorni fuori casa ho dovuto recuperare un po' di cose da fare, ma soprattutto ho letto molto poco. Il giorno del mio compleanno alla fine volevo leggere in autobus, ma mi ha chiamato mio fratello e siamo stati al telefono per tutto il tragitto che dovevo fare, che è stato molto piacevole, però non sono riuscita a leggere. E il giorno dopo invece sono riuscita a leggere un capitolo solo, che era relativamente lungo, ma... anche molto intenso, quindi alla fine sono stata contenta di leggere un capitolo solo, così che io l'abbia digerito bene, anche perché secondo me è stato proprio il capitolo da cui parte lo snodo della trama di tutto questo romanzo. Cioè, nel senso, in questo capitolo vengono presentati degli elementi importanti per la trama e soprattutto per le tematiche che andremo a trattare, secondo me. Ovviamente T.J. Klune l'aveva fatto anche La casa sul mare celeste, usa i bambini magici per parlare di tematiche come la discriminazione nel nostro mondo, ed è un tema che torna anche in questo secondo volume, e adesso ha delineato un po' sotto quale aspetto tornerà. Adesso sono le 7, quindi in realtà vorrei andare a fare 2 passi, perché non so più come si usano le gambe. Magari riesco a sentirmi un altro capitolo, se non addirittura 2. Però per ora l'impressione è molto positiva, devo dire meglio di quanto mi aspettassi. A livello stanchezza ho appena fatto volare il telefono faccia in giù, proprio a piatto. Però il capitolo che sto leggendo è proprio carino. Potrei o non potrei aver abbracciato il pane. Allora, sono di nuovo passati un po' di giorni, perché tra un mal di testa devastante e una reazione allergica qui non ci si annoia mai, però almeno sono andato un po' avanti con il libro. Allora, intanto è chiaramente il libro di Arthur, c'erano indizi da tutte le parti, ci si poteva tranquillamente arrivare, eppure non dico che mi abbia sorpreso questa cosa, però ecco, passiamo molto più tempo in compagnia di Arthur, ed è un elemento che personalmente mi sta piacendo. Sto apprezzando molto il fatto che stiamo passando molto più tempo con bambini diversi, nel senso che mi ricordo, almeno comunque sono passati 4 anni da quando l'ho letto, però mi ricordo che nel primo libro si passava tempo soprattutto con un bambino, o comunque quello che mi è rimasto più chiaro nei ricordi. Qui mi sembra proprio che ci sia un impegno nel dedicare proprio uno spazio a ciascuno dei bambini dell'orfanotrofio, e è molto bello, perché comunque sì, alcuni sono secondari, però è un'occasione per approfondire la loro persona, e la sta sfruttando bene, quindi questo è una cosa che sicuramente apprezzo. Ci sono comunque un sacco di momenti super dolci, e rimane uno dei libri più teneri che io abbia mai letto, veramente si riconferma forse un record in questo senso. Però c'è un aspetto che adesso ho notato molto di più rispetto a qualche anno fa, è che si vede che è un libro scritto da un americano per americani. Veramente spiega le tematiche in modo chiaro e inequivocabile, e che insomma, forse visto che ci sono dei bambini come personaggi comprimari, da un lato lo capisco, dall'altro proprio leggendolo si capisce che è scritto da un americano per americani. Comunque non è un elemento che non me lo fa gradire, però è una cosa che sinceramente ho notato. Adesso mi mancano 5 capitoli alla fine, quindi non mi manca tantissimo. Spero di finirlo tra oggi e domani. Comunque siamo nella parte di trama, quella insomma centrale, il succo della questione, e quindi sono comunque curiosa di vedere cosa succederà. Certo, stiamo parlando di un fantasy di quelli così, quindi non è che c'è grandi risvolti, colpi di scena, però insomma quello che doveva succedere sta succedendo, e voglio vedere appunto come ne escono. Spero di finirlo veramente nei prossimi pochi giorni e di farvi sapere le mie impressioni finali a breve. Sto uscendo al volo per andare a comprare una busta per spedire un pacco Vinted, perché ho ribaltato casa e non ho niente di quella dimensione. Poi devo tornare a casa e impacchettare, anzi no, prima devo tornare, salire dai miei suoceri a stampare l'etichetta, perché la nostra stampante ha deciso che la cartuccia compatibile ciano va bene, ma quella magenta non gli piace. Poi riuscire a spedire il pacco, però almeno posso approfittare e ascoltare un po' l'audiolibro.
mentre ero fuori me ne hanno comprato un altro, quindi almeno faccio un unico giro per spedirli. È la mattina dopo, sono le 10:20 e sono sveglia da una quantità di ore imbarazzanti per essere sabato mattina, però mi mancano solo il penultimo, l'ultimo capitolo e l'epilogo, quindi il programma è di finirlo oggi, non in mattinata perché ho delle cose da fare, però nel pomeriggio devo uscire, devo fare un tragitto in autobus, comunque ho dei momenti morti in cui posso effettivamente finire questo libro. Speravo di essere un po' più avanti, però ieri sera mentre cercavo di leggere il penultimo capitolo continuavo ad addormentarmi, non perché fosse noioso ma perché ero molto stanca. Dovrò rileggerne almeno la metà, però va benissimo così. Una cosa che c'è in tutto il libro, che è proprio un sentimento forte, che c'era nel primo e secondo me ancora più forte in questo libro, è il discorso su la famiglia, che la famiglia non è solo sangue, che la famiglia non è solo quella tradizionale, che la famiglia esiste in tante forme, ed è veramente un discorso trattato in modo meraviglioso, è dolce, è delicato, però è anche molto sentito e arriva dritto al lettore. È una capacità tipica di Clun e sono molto contenta di averla ritrovata in questo libro. Ora, in quest'ultima parte ci si rende proprio conto che alcuni di quelli che ho chiamato bambini per tutto il corso del video e quindi della lettura non sono più bambini, ed è vero, ormai sono grandi. Il sostegno che danno ad Arthur e Linus è meraviglioso, veramente spero solo di non piangere in autobus mentre lo finisco, perché va bene tutto, ma vorrei conservare un briciolo di dignità. Avete visto che bella la mia creazione? Non vi farò vedere il bordo sopra che è tutto stortignacolo, ma questa l'abbiamo fatta. L'ho fatta io, stava cascando tutto. Al mio Dio, annubilato. Comunque, ieri poi non sono riuscita più a parlare, insomma, a fare le mie considerazioni finali sul libro, perché sono stata a festeggiare il mio compleanno con le mie amiche. Non ho più l'età per fare tardi, però devo dire è stato un compleanno tranquillo, che è quello che volevo, anche perché comunque festa grande lo abbiamo appena fatta perché ci siamo sposati da poco, però insomma sono stata proprio bene. Quest'anno non penso che farò un video dedicato ai regali di compleanno, non ne sento il bisogno e soprattutto ho ricevuto cose che non sono libri, quindi anche poco interessante per... Oddio, non ho ricevuto libri di lettura, perché per esempio i miei amici mi hanno regalato questi, spoiler, oltre che per esempio anche questi, però ho anche ricevuto altro, per esempio mia cugina e il fidanzato mi hanno regalato questo tè giapponese e dei biscotti che abbiamo fatto fuori in men che non si dica, e poi un paio di vinili per la collezione di Taylor Swift dai miei suoceri e da Andrea. Non mi aspettavo niente, posto appunto che ci siamo appena sposati, invece niente, mi hanno proprio viziato. Ma direi che è arrivato il momento di parlare di Somewhere Beyond the Sea. Ieri appunto l'ho finito in autobus con il fantastico contributo dell'autista in sottofondo, e finendo questo libro ho anche finito la sfida di Goodreads, quindi questo è top. Di solito la finisco ad agosto, però quest'anno non ci sono riuscita, ma l'ho finita a ottobre, quindi insomma l'importante è averla finita. Allora, mi è piaciuto, non ho pianto, da un lato meno male perché appunto ero in pubblico. È un finale che ho trovato pieno di speranza, che è una cosa tipica di Clun in realtà. Però ecco, con questo finale non mi sentirei di escludere l'arrivo in futuro di un terzo volume. Cioè, volendo in realtà si potrebbe continuare all'infinito. Non gli ho dato 5 stelle. Uno, ho la sensazione che sia more of the same, cioè nel senso, di nuovo La casa sul mare celeste. Appunto, tratta le stesse tematiche del primo, nelle stesse modalità, con quasi le stesse parole. Poi io ovviamente condivido pienamente tutti i discorsi che fa, infatti quando lo leggo sento quasi che stia parlando di ovvietà, nel senso, perché qualcuno non dovrebbe essere d'accordo con quello che sta dicendo all'interno di questa storia. Però appunto proprio per questo ho la sensazione che parli a una bolla, a orecchie già predisposte ad ascoltare quello che sta dicendo. Cioè, non so come dire, non riesco a immaginare una persona omofoba o transfobica prendere questo libro e capire cosa sta sbagliando, dove
le sue convinzioni siano ormai fuori da questa società. Oddio, poi forse non è neanche l'intento, magari l'intento, che potrebbe tranquillamente starci, cioè l'intento magari è parlare a delle persone che hanno vissuto delle situazioni simili a quelle dei bambini e dirgli parole che non si sono mai sentiti dire, quindi fare del bene alle orecchie predisposte di qui sopra, che è comunque nobilissimo. Ecco, diciamo che non riesco neanche a immaginare quanto debba essere difficile una situazione del genere. Poi non è che mi aspettassi grandi tematiche drasticamente differenti da quello di cui ha parlato finora, cioè comunque lui racconta storie queer da sempre, quindi non è quello. Racconta sempre storie di famiglie, non di sangue, e quindi forse appunto è proprio quello lo scopo, è di dare un luogo a chi nella propria famiglia di sangue non ha un posto, una casa. Ecco, forse ho trovato Chauncey, che è il mio bimbo preferito, un po' troppo sopra le righe, cioè sa che è un personaggio che piace e quindi l'ha un po' esagerato, l'ha leggermente snaturato secondo la mia sensazione, però appunto a parte queste due cose proprio piccolissime, per me è un libro riuscito. Ero molto spaventata e invece comunque me lo sono goduto, mi è piaciuto. Mi sento di dire proprio tranquillamente che se vi è piaciuto il primo, anche questo vi piacerà proprio senza dubbio. E niente, adesso posso ufficialmente essere onesta con me stessa e andare a abbassare la valutazione di The Lives of Puppets a 3 stelle su Goodreads. E basta, per questa esperienza di lettura direi che è tutto. Io spero che questo video vi abbia tenuto compagnia e vi sia piaciuto. Se è così, ricordatevi di mettere un like e di iscrivervi al canale per non perdere nuovi contenuti. E noi ci vediamo martedì prossimo con un nuovissimo video. Ciao!